Lucia. Perfetto, ciao. Cominciamo questa nostra testimonianza sulla vostra vita qui. Come mai sei qui? Vabbè, sicuramente ho un passato di tossicodipendenza di circa 15-17 anni. Ho iniziato con le prime esperienze di droghe leggere a 11 anni, fino a poi andare sempre ad aumentare, trovandomi a usare cocaina e eroina. Anch'io ho un passato di tossicodipendenza, ho iniziato a drogarmi a 13 anni più o meno, subito ho iniziato con le canne e poi nel giro di poco ho subito droghe più pesanti, cocaina, eroina. Come mai hai deciso di intraprendere appunto un percorso di riabilitazione? Allora, io ne avevo intrapreso già uno, sempre qui alla Lautari, nel 2012, ma perché stavo scontando una pena e quindi non l'avevo fatto per me, diciamo, ma l'avevo fatto per evitare appunto il carcere. È durato un anno, fino al 2013, fino a che poi è arrivato fine pena e l'ho lasciato. Poi nel 2017 ho appunto deciso io personalmente di entrare in comunità perché avevo toccato un fondo dove non riuscivo più a uscirne, cioè non avevo perso dignità, tutto completamente. Io ho deciso di entrare qua, anch'io ho fatto già altre due comunità in passato, però non avevo assolutamente voglia di cambiare. E nel 2018 sono stata un mese all'ospedale, ho anche una bambina, mi avevano tolto la patria potestà, tutto. Sono stata lì all'ospedale, ho rischiato di morire e mi sono resa conto anch'io, come ha detto lei, che avevo toccato proprio il fondo. E ho deciso sì di entrare non solo per riprendere magari mia figlia, ma anche per me, soprattutto per me, perché non potevo andare avanti così io. Quindi diciamo che toccare il fondo è quello che vi ha fatto pensare adesso basta, sì. Giusto? Sì. Quindi è stato quello che vi ha spinto a intraprendere un percorso e a riprendere in mano le vostre vite. Sì. Cos'è che vi ha spinto a entrare nel mondo delle dipendenze? Un po', no? La ribellione anche, dai, da ragazzini provi appunto a farti le canne, no? Nella compagnia, anzi, ti fa sentire figo, diciamo, no? Poi, anche magari per come è capitato a me da quando ho iniziato a usare appunto droghe più pesanti, avevo cambiato compagnia, anche il farti accettare da quella compagnia, o magari trovi un fidanzato. Poi ci sono anche tutti i motivi personali tuoi di fragilità, debolezze che ti portano poi appunto a fare che diventi una dipendenza. Allora, io ho iniziato a drogarmi perché in quel momento pensavo che volevo assomigliare a mio babbo. Io sono cresciuta, mi avevano detto che mio babbo era morto, poi che mio babbo era morto per colpa dell'eroina, no? E io in quel momento, a 13 anni, non stavo bene a casa e la sua ideologia, io volevo talmente assomigliare a lui che sono passata subito alle droghe più pesanti. Ad oggi, facendo magari un lavoro psicologico più intenso, comunque ho capito che già dalla mia infanzia io non stavo bene. Ho questo vuoto dentro da sempre e cercavo di colmarlo o con uomini più grandi o con droghe. Sono sempre stata così. Delle fragilità, come diceva lei, ne ho tante. È stato quello. A 11, 13, 14 anni. I soldi per acquistare della droga che alla nostra epoca non costava poco quanto può costare adesso. Dove li prendevate? Beh, io ho appunto, no, iniziando con le canne, non ti serviva tanto per sconvolgerti, quindi anche quei 5 euro ci andava avanti tutto il giorno. Poi a 13 anni sono andata a convivere con un ragazzo e da lì ho iniziato a spacciare. E da lì ho iniziato a mantenermi appunto la mia droga. Infatti ho dei precedenti penali che mi hanno portato a spacciare, a fare furti, rapine, che sto pagando ancora adesso. Allora io appunto da ragazzina ho iniziato a girare con una compagnia magari che aveva il fumo, la cocaina, cose così. Poi per anni magari mi appoggiavo, che ne so, allo spacciatore del momento, cambiavo sempre compagno per avere
la droga. Sono arrivata al punto però negli ultimi anni di dovermi prostituire, anche solo per una dose. Qual è una giornata tipo in comunità? Io mi occupo della lavanderia e lei in questo momento fa il call center vendita di vini. Sì, per chi non lo sapesse, vendita di vini perché l'Autari si appoggia comunque a Borgo La Caccia, esatto, che sono due entità praticamente unite. Cosa avete imparato in un percorso in comunità? Vabbè, io pensavo nella mia vita, no, che non ci fosse anche divertimento senza una sostanza. E qui invece ho imparato che puoi stare bene ancora di più senza una sostanza. Impari a viverti le emozioni in modo molto più forte, molto più sentito. E molto reale. E molto reali, esatto. Impari a costruire dei rapporti con delle persone che alla fine fuori sono tutti rapporti di o convenienza, comunque basati su droghe, ok? A livello psicologico ci stiamo ancora lavorando. È già un lavoro molto lungo. Io parlo per la mia esperienza, sono entrata qui che non avevo mai lavorato, diciamo. Pensavo proprio che una vita senza la droga non poteva esistere. Quindi anche quando mi è capitato qui di dover fare un tot di ore di lavoro, io dicevo, ma come faccio? Cioè, io non riesco. Ero molto anche sulla depressione, ero presa male. Invece ho imparato che io se voglio posso. Quindi è stato bello ed è bello tuttora vedere che comunque faccio il mio lavoro, seguo in questo momento le ragazze, cioè riesco a fare tanto senza la droga. E siccome diceva lei, le emozioni, io prima sia ansia, sia emozioni negative che positive mi dovevo drogare, non riuscivo a gestirle. E invece ad oggi me le vivo, cerco di vivermele sia quelle belle sia quelle brutte. E poi grazie al supporto qua comunque lavorarci su. Impari anche bene i valori della vita. Il rapporto con la famiglia? Allora, il rapporto con la mia famiglia è un po' strano, perché è un po' un tasto dolente per me in questo momento, eh? Noi siamo tre fratelli, fra cui io comunque ho un fratello che ha finito il programma qui, quindi è anche una soddisfazione, no? E però per come l'ho fatta io non ho mai dato retta alla mia famiglia, quindi ti ripeto, loro mi hanno spinto nel primo programma a entrare, no? Però non... se non lo vuoi tu, no, ci può essere famiglia dietro che tiene, che non... Io sono cresciuta senza babbo, quindi la mia famiglia è molto allargata, zii, nonni, e hanno avuto comunque tutti il potere, fin da piccola, di decidere un po' su di me e sulla mia educazione. Quindi era un rapporto morboso. Prima di entrare qua io avevo perso tutto. Cioè, non valevo più niente, no? C'era chi non mi voleva vedere, c'era chi mi considerava un po' come una poverina. Però la cosa che mi ha aiutato questa volta rispetto agli altri programmi è stato proprio questo, sapere che se andavo avanti così fuori non c'avevo più niente, no? La mia famiglia mi ha aiutato questa volta a entrare qua, perché non c'avevo più scelta. Cioè, o facevo un percorso per una volta fatto bene, o se no io ero per strada, sono stata anche per strada. Però io lo dico sempre, li devo ringraziare, perché se continuavano comunque a darmi quello spiraglio, quella possibilità ogni tanto di tornare a casa, io forse non ero qua oggi. Quindi li devo ringraziare di avermi chiuso le porte, di avermi fatto toccare il fondo, star per strada, sì. Un consiglio che date a ragazzi che sono nel tunnel della tossicodipendenza? Parlatene, non avete paura di... perché comunque non è un gioco, cioè all'inizio si prende... Io parlo soprattutto ai ragazzi che hanno magari appena iniziato e che lo trovano come lo sballo del momento, poi diventa veramente un problema, è anche grande. Io quello che vorrei dire è di non sottovalutare la cosa, perché noi tutti comunque siamo partiti, quasi tutti, dalle canne con, come si può dire, con quella superficialità anche e quell'invincibilità di dire a me, io non diventerò mai tossico, io non mi farò magari mai le pere,
Vorrei dire di non sottovalutare la cosa perché anche io, e penso tanti di noi, eravamo così. Siamo partiti dalle canne dicendo io non sarò mai quello. E invece sì. I vostri progetti per il futuro? Allora, io sono qui, non avevo preso un diploma di terza media quando ero fuori, appunto perché avevo già intrapreso una strada di trasgressione. Ok, adesso sono qua, sto prendendo questo diploma, quindi sto andando a scuola e il mio progetto è comunque finire la mia condanna, non ho fretta di uscire da qua, però voglio uscire da qua con tutte le carte in regola, vedere se riesco a fare un altro corso, che fare qualcosa che mi piace, visto che mi piace la cucina, mi piace l'estetica, la parrucchiera, vedere comunque nelle mie possibilità e poi comunque reinserirmi in un futuro, trovare un lavoro. Sto creando una relazione qua, sperando che vada bene, quindi... Il mio obiettivo più grande è diventare donna. Diventare donna e di conseguenza, avendo una bambina, di riprendermi mia figlia, di fare la mamma. E poi, stando magari qua, occupandomi delle ragazze così, ho scoperto che comunque dedicarmi agli altri mi piace, vorrei fare il corso da OS e uscire un domani appunto col corso e vivermi la mia vita con mia figlia in serenità. Ragazze, vi ringrazio un sacco per la testimonianza. Grazie a te. Vi auguro veramente tutto il bene possibile e alla prossima. Grazie. Grazie, ciao. Ciao.